Siamo in compagnia di Enrico Bertolino. Stamattina ero alla diretta di 42 al Teatro Morlacchi e quindi oltre a fare i complimenti per lo spettacolo volevo chiedere com'è nata l'idea di 42 e in secondo luogo com'è fare comicità in radio dopo tanti tanti anni di televisione. Dopo tanti tanti anni di televisione magari, cioè sono stati anni gradevoli, ma il fatto già di dire che avete chiamato spettacolo un evento radiofonico secondo me già qualifica molto, perché il nostro tentativo è di mettere in piedi un live, è molto difficile perché viviamo negli studi e sapete meglio di me che quando si sta al chiuso ci si sente un po' tutelati dal fatto che il pubblico è lontano, è fuori e per cui ci si immagina le partecipazioni. Averle di fronte, noi peraltro è la seconda, terza volta che lo facciamo, abbiamo fatto un live a Zelig, abbiamo fatto un live al Festival della Televisione di Dogliani, a Repubblica delle Idee a Genova e lo faremo ancora. Ecco, l'impressione è buona, l'impressione è che il pubblico, nonostante ci siano delle pause dettate dai tempi commerciali che non sono facili da gestire, capisce e gradisce. Poi il fatto del quiz radiofonico è altrettanto interessante. E infatti mi chiedevo proprio come fosse nata questa idea del quiz comico, radiofonico, ci sono troppe risposte in giro, noi vi chiediamo le domande. Sì, è un'idea nata dall'idea di 42, di questo mitico romanzo del diario di un autostoppista intergalattico. Di Douglas Adams, esatto, e da un'idea di Luca Bottura, perché Luca è il figlio di Luca Subutemiliano, è un estimatore, conosce ogni tratto di quel libro. E allora hanno detto, per mio figlio facciamo questa cosa, se vuoi partecipare, io e Luca, è stato un mio autore anche a Globe, un programma che facciamo su Rai 3, e allora ho detto, con piacere, anche perché misurarsi col pubblico radiofonico è interessante perché non c'è il riscontro visivo, ecco una differenza sostanziale dalla televisione alla radio, cioè tu vai, parli e devi essere con un tono di voce accattivante, devi avere la giusta pausa, non puoi ammiccare, anche se stamattina abbiamo cercato di mettere, essendo in teatro, altre cose. Il Teatro Morlacchi ovviamente incuteva un certo timore, non potevamo pretendere a quell'ora di avere il pienone, però il pubblico è stato molto paziente, soprattutto partecipativo. Bene, allora ti passo come palla a Paolo. Enrico, una domanda che mi veniva in mente. Tu sei un conosciuto ovviamente, visto anche i tuoi trascorsi in televisione, radiofonici, la gente ti identifica come comico, però qual è il passaggio anche per far capire che quando magari uno parla trasmette anche dei concetti diciamo tra virgolette seri, cioè nel senso sei identificato come comico oppure magari quando ti capita di dire una cosa seria la gente dice aspetta ma è seria, è comica, cioè qual è il passaggio nel rapporto comico-spettatore, comico-utente? Ma ecco, questo è un aspetto interessante, cioè la percezione ti porta a perdere quella nazional popolarità che è il puro comico rispetto all'intrattenitore o al relatore. Io facevo di professione anche il formatore, conseguentemente per me è una doppia veste. L'idea di fare un po' di quello che si chiama infotainment, il tentativo di riuscire a portare conoscenza alle persone dei fatti d'attualità usando un'arma che si chiama l'ironia, e l'ironia è difficile da utilizzare perché non è fruibile a tutti. Radiofonicamente devo dire che ha funzionato di più, sì, televisivamente oggi non penso sia il momento, perché televisivamente vedo che funzionano molto un impatto un po' più visivo, anche la comicità subisce a mio avviso la mancanza di una, cioè c'è un agone politico nella satira, parlo, che permette di più alla politica di essere più partecipe in televisione, e non sempre queste partecipazioni rendono merito, cioè quello che diceva Ettore Petrolini era vi presento un comico mica da ridere, effettivamente in televisione a volte ci sono figure che loro malgrado sono comiche. Razzi, faccio un esempio, è molto più forte l'originale a volte dell'imitazione di Crozza, che pure è un grandissimo imitatore, cioè non si riesce a superare la soglia del ridicolo che alcuni hanno superato a livello di persona. Questo ci porta a dire che era più facile fare satira quando c'era lo statista, infatti Vianello e Tognazzi vennero esclusi da una televisione antica perché fecero un'imitazione del presidente Gronchi che cadeva da una sedia, e quello era offensivo perché Gronchi era una persona di una certa, oggi se facessero l'imitazione di Renzi che cade da una sedia Renzi si congratulerebbe e ci aggiungerebbe una battuta, è una differenza sostanziale. Cambiamo argomento, mi ha colpito molto una tua intervista rilasciata qualche tempo fa quando tu parli della tua storia, della tua formazione, una formazione nata in oratorio. Quanto è stata importante per te questa tipologia di formazione, quanto importante secondo te oggi il ruolo dell'oratorio in Italia? Beh, questo hai notato come le Paolina subito si sono entusiasmate della mia presenza. No, la formazione oratoriana per quanto mi riguarda era un gioco forza, perché vivendo in un quartiere di Milano e non potendo frequentare l'asilo perché sono stato escluso paradossalmente dalle suore, perché avevo dato un calcio a una suora per via che non mi facevano fare al saggio, volevano farmi suonare il triangolo,
e questo ragazzo era un po' troppo vivace, mi hanno lasciato a casa. Mia madre, pur di non farmi crescere in strada, che cominciava ad essere pericolosa, ha usufruito dell'oratorio che era vicino. Ma però la funzione oratoriana secondo me è stata di forte aggregazione, e poi cominci a imparare a difenderti da tutto, cioè il concetto religioso ovviamente ti viene proposto, lo puoi accettare o lo puoi rifiutare, e in ogni caso l'oratorio non ti caccia via. Oggi forse servirebbe questo tipo di tolleranza per molte altre persone, parlo dei rifugiati, parlo delle persone che arrivano. Se noi usassimo lo stesso metodo di giudizio, cioè che siamo qua tutti insieme per giocare e non siamo qua per discutere di polemica o di politica né di religione, allora probabilmente sarebbe un vantaggio, l'oratorio diventerebbe ancora quell'elemento aggregante che manca oggi. Conosciamo tutti la tua grande passione calcistica, chiamata Inter, ecco, che ci dici, Moratti, Toir, insomma, tu da tifoso che ne pensi di questa situazione? Sono morattiano perché vivo di nostalgia, i nostalgici devono sempre guardare al passato con un occhio al futuro. Io dico che la passione calcistica è una passione che dovrebbe essere mantenuta nell'ambito dello sfottò. Oggi diventa difficile, sui social network, se tu fai una battuta sulla religione, sulla politica, sulla razza, sull'omofobia, nessuno ti insulta violentemente come se attacchi una squadra avversaria. Il calcio è diventato l'oppio dei popoli, non è più la religione, e questa cosa mi spaventa un attimo, perché effettivamente poi assisti a un fenomeno dove il calcio è più vissuto sui social che non allo stadio. Gli stadi sono vuoti, si riempie Facebook, si riempie Twitter. Preferirei tornare a quella dimensione. Non basta togliere le barriere, cioè devi togliere le barriere culturali, non quelle fisiche, di modo che si possa andare a vedere la partita come si fa in Premier League o come si fa in Spagna. Grazie Enrico Bertolino, graditissimo ospite di Umbria Radio qui al Festival Internazionale del Giornalismo. Vi benedico tutti quanti. Grazie.